ogni forma di servilismo. Al servizio della Chiesa ma non servile. Potremmo usare così questa espressione per sintetizzare la loro posizione. L'azione sociale è prerogativa dei laici. E allora il tema della separazione tra Chiesa e Stato è un filo rosso dell'impegno di Cacciaguerra e dei suoi amici. Il fondamento è la libertà della coscienza, che porta a affermare, citazione, il principio basilare dell'autonomia politica dei democratici cristiani di fronte alla Chiesa. Ed è curioso perché in una lettera, per esempio, questa cosa emerge chiaramente in una lettera che lui scrive a Mazzolari, dove sapete che Cesena e Cremona hanno avuto in comune lo stesso vescovo, Monsignor Giovanni Cazzani. Cazzani, quando passa nel 15 da Cesena, viene trasferito vescovo di Cremona, Cacciaguerra manda una lettera a Mazzolari e gli dice: guarda, gli racconto un po' pregi e difetti questo vescovo, no? E dice, tra i difetti, dice, Cazzani tende a identificare l'autorità della Chiesa con il comando di Dio, non tenendo conto dell'ispirazione della coscienza diretta. Vedete, quindi il gruppo della Lega Democratica ha questa percezione forte che la presenza di Dio non è solo nell'autorità, ma parla anche attraverso la coscienza delle persone. E quindi la libertà di stare dentro la Chiesa è una libertà che va salvaguardata. Da qui il tema dell'autonomia e anche della libertà di dire apertamente al Papa: sono d'accordo o non sono d'accordo. Capite però che siamo nel secondo decennio del secolo scorso, non siamo oggi. E qui vi risparmio un passaggio molto bello di una lettera a Mazzolari, in cui commenta Cacciaguerra la famosa nota di Benedetto XV, però dove si capisce chiaramente che il Papa si occupa di questioni che riguardano la fede e lui parla a livello internazionale, ma le scelte politiche di una nazione queste le devono fare i cattolici in autonomia dentro quella nazione. Quindi i cattolici di un paese non necessariamente devono identificarsi con le proposte della Santa Sede. Ovviamente qui notate, io adesso vi dico anche qual è il versante negativo di questo, cioè l'incapacità di leggere invece una profezia e una visione etica dentro l'intervento di Benedetto XV quando parla di inutile strage. Capite la fatica dentro la quale siamo. Terzo elemento che vi ho detto, sul quale chiudo, è la crisi. La crisi che attraversa Cacciaguerra nel periodo che trascorre all'interno dell'esercito, perché questo è interessante, perché è la vicenda di tutti. È la vicenda di buona parte dei preti, cappellani militari che sono stati coinvolti nella guerra, attraversano tutti i momenti di crisi. Vi ho parlato di Semeria, tentativo di suicidio nell'autunno del 15. Potrei fare un lungo elenco di preti che andarono tremendamente in crisi, che poi, o di seminaristi che non rientrarono più nel seminario. Insomma, la guerra concreta, l'esperienza diretta della guerra, li mandò in crisi. E Cacciaguerra si trova arruolato e già nelle settimane in cui si prepara nella scuola di applicazione fanteria di Parma, lì inizia a porsi alcune domande. La cosa curiosa è che lui le confida sia a Eugenia sia ad altri amici, per cui le stesse questioni, addirittura quasi le stesse frasi, voi le trovate nelle lettere a Eugenia ma anche nelle lettere ad altri, il che conferma che quello era un problema per lui sentito. E qual era il problema sentito? Vi leggo un passaggio di una lettera di Eugenio, che è interessante, che è molto intimo, ma anche di quali questioni si arrovellano nella sua testa. Dice: quando sono partito da casa, la lettera è del 27 febbraio 17, quindi lui nel febbraio, fine gennaio lascia il giornale, nel febbraio inizia questa esperienza, quindi siamo a fine mese, non è passato un mese che le domande sono queste.
Quando sono partito da casa l'ho fatto con l'impressione e con la disposizione d'animo di non tornare più. E qua le istruzioni della baionetta e del tiro col fucile, delle tattiche di guerra, gettarsi a terra, sparare, avanzare impetuosamente la baionetta, eccetera, ho avuto davanti la tragica realtà che verrà o può venire. Una notte ho fatto fatica ad addormentarmi, pensiero che io dovrò, con le mie mani, sgozzare e infilzare una creatura umana. Non potevo capacitarmene, pur sentendo tutto l'orrore degli spaventevoli delitti commessi dai soldati tedeschi, ciechi strumenti di occhiuta rapina. Mia cara, non era viltà quell'orrore dello sparger sangue, era l'impressione che provai da giovinetto quando volli sperimentare il mio coraggio e uccisi con le mie mani un agnello. Sento ancora scorrermi tra le mani il suo sangue caldo e il soffio del suo respiro gorgogliante dalla gola segata dal coltello di cucina. Questo dovere di uccidere mi ha fatto pensare più volte se non sia peggiore, più straziante, del dovere di farsi uccidere. Peggio del martirio stesso. Il coraggio di sacrificare la vita e la salute corporale deve essere unito al coraggio più aspro di dover prendere le armi ed uccidere. Poi sentite come la risolve. Mi propongo di imprimere nel volto dei nemici che incontrerò un tale spavento da indurli a cedere le armi, o farsi prigionieri o sottoporsi al mio assalto. Tutto questo si farà comprendere, ti farà comprendere come io prevedo o senta già quel che mi attende. Non farò nulla di impulsivo e di temerario, ma capisco che la prova verrà anche per me e spero di non sfuggire in qualsiasi modo la tragica responsabilità. Questa crisi qua, lui la racconta anche a Mazzolari, quasi con le stesse parole, pensiero di dover uccidere con le mie mani una creatura umana fa un urto al senso intimo della coscienza che non si vince senza dolore. Cosa significa tutto questo? Significa che lui confessa, parla a un certo punto di tormento angoscioso, comincia a farsi largo nella sua coscienza questo tormento angoscioso e si ripercuote questo nel periodo dell'arruolamento. Sempre a Don Mazzolari confida di essere alla fine della scuola di Parma, scuola di applicazione e fanteria, di essere stremato fisicamente con una specie di pleurite senza febbre e una tosse ostinatissima. Ma la cosa che lo manda in crisi in questo periodo, sapete qual è? È vedere che tutto questo impegno, tutta questa sua motivazione per cui aveva speso le energie della sua vita, che cosa incontra? Incontra indifferenza tra la gente. La utenza che i servizi di prestito sono chiusi. La biblioteca chiuderà alle ore 19. Vi invitiamo ad avvicinare l'uscita, grazie. Mi dice di chiudere, chiudiamo. No, vi dicevo che la cosa che lo manda ulteriormente in crisi è il fatto di vedere che la gente, di tutta questa sua motivazione, la gente è indifferente. Quindi quando questi ideali si schiantano contro il muro della complessa realtà della vita, lì rimane senza... No. Cosa rimane? È un sogno interrotto quello di Cacciaguerra, sicuramente. Noi conosciamo qual è stato l'itinerario spirituale umano di Don Mazzolari, che si opporrà al fascismo, che maturerà delle convinzioni pacifiste sull'idea della guerra giusta. Conosciamo il contributo di Donati alla nascita del Partito Popolare di Sturzo, ma quello che il domani di Cacciaguerra non esiste. Tutto si chiude nell'ottobre del 17 con la sua morte improvvisa, giovane, e ci rimane però un aspetto, è il coraggio di un laico che non si è lasciato intimorire dalle correnti autoritarie dell'epoca per costruire un percorso di pensiero originale. Sicuramente di lui restano lodevoli
l'onestà d'animo, la libertà di coscienza, la fedeltà della Chiesa, che ha saputo testimoniare. Lui stesso l'ha scritto all'amico Don Brizio Casciola. Io credo poi che anche per il rinnovamento interno del Paese sia inevitabile una espiazione grave che annulli gli elementi putridi e deleteri e rimetta in valore le energie più sane. E l'idea era: dobbiamo far parte di queste energie più sane del Paese. È stato un travaglio storico, perché questi giovani si sono trovati dentro alla bufera modernista, alle facili accuse di anticlericalismo da una parte e dall'altra alla necessità di un cattolicesimo italiano di uscire dalle sabbie mobili del non expedit, del non impegno, dell'essere marginali e rilevanti dentro la società italiana. Loro hanno tentato, hanno camminato, se volete, in bilico sulla soglia, hanno intrapreso delle strade inedite, probabilmente rimangono dentro di noi e da quello che abbiamo cantato anche dentro di me tanti interrogativi, però forse possiamo dire senza ombra di dubbio che questi tentativi e senza queste fughe in avanti non avremmo neppure conosciuto la rigogliosa stagione del cattolicesimo democratico italiano. Ma questa è già un'altra storia. Grazie.